Torna il ciclismo che conta in Puglia e lo fa in grande stile con i campionati italiani Master Strada Maschile sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. Il 24 e il 25 giugno Pezze di Greco, una frazione del comune di Fasano, sarà ancora una volta la capitale del ciclismo. La rassegna tricolore sarà valida anche come Coppa We Are in Puglia e si avvarrà della collaudata organizzazione targata ASD Antonio Narducci, Vito Di Tano, in collaborazione con la Regione Puglia, il Comune di Fasano e la Federciclismo. Un'occasione unica per gareggiare per la maglia tricolore, ma anche per scoprire un territorio straordinario, a pochi chilometri dal mare, rinomato per alcune località di interesse turistico come lo Zoo Safari, il primo parco faunistico in Italia, alcune frazioni di villeggiatura quali Selva di Fasano, Torre Canne e Savelletri, le masserie fortificate di cui è ricco il territorio e il parco archeologico di Agnazia. Una location quindi che va a coniugare perfettamente l'aspetto turistico con quello prettamente sportivo. Posizionata a soli 50 km dall'aeroporto di Bari e a 45 da quello di Brindisi, Pezze di Greco è nota per eventi popolari di grande richiamo quali il presepe vivente o la sagra del fiorone. Dista a soli 18 km da Ostuni, nota come la città bianca. A 12 si trova Cisternino, a 22 Martina Franca nella splendida Valle d'Itria. A soli 15 km troviamo Loco Rotondo, celebre per gli ottimi vini, e a 20 Albero Bello, conosciuta in tutto il mondo per i famosissimi trulli. A 18 km si possono ammirare le suggestioni delle grotte di Castellana, ma non è tutto. Gli amanti della cultura e della storia potranno trovare in questo territorio importanti testimonianze di un passato ricco e fiorente, a partire dalla barocca Lecce o la magia di Castelmonte, capolavoro del XIII secolo che tutto il mondo ci invidia. Riconosciuto dal 1996 come patrimonio mondiale dall'UNESCO. Taranto, la città dei due mari, raccoglie le suggestioni e le testimonianze di migliaia di anni di storia, dalla sua fondazione, risalente al 770 a.C., fino ai giorni nostri, passando da Annibale a Costantino II fino ad arrivare ai Borbone. Dunque, i campionati italiani Master Strada Maschile non saranno solo un evento sportivo, ma l'occasione per vivere in prima persona la Puglia. Terra del sole, del mare, dei ritmi e dei sapori, una terra ricca di storia, di tradizioni e di eventi. A Pezze di Greco, se scrivi Narducci, si legge ciclismo. La tradizione pezzaiola della bicicletta, infatti, nasce negli anni 60 con la società ciclistica Fiorella Mocassini, diretta dal DS Peppino Branio, ovvero colui che ha creato il ciclismo nella frazione più popolosa d'Italia e che ha scoperto i due talenti Antonio Narducci e Vito Di Tano, entrambi atleti di questa gloriosa società. Da Lembeck in Belgio, eccovi in diretta il trionfale arrivo di Vito Di Tano. Vito Di Tano, campione del mondo. Se il buongiorno si vede dal mattino, noi ci abbiamo a dire che meglio di così l'annata ciclistica non poteva iniziare. Sulla scia delle vittorie di Vito Di Tano ai mondiali di ciclocross, aumentò la passione per la bicicletta nella frazione. E un gruppo di atleti andò ad arricchire le file del Ciclo Club di Fasano, contribuendo nel 1982 alla conquista del titolo di campione italiano di cicloturismo. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, è dal 1986 che l'ASD Antonio Narducci e Vito Di Tano allestiscono eventi di ciclismo in Puglia, mettendo in risalto non solo la buona organizzazione, ma anche le bellezze impareggiabili del territorio. Gruppo organizzativo, capeggiato da Antonio Zizzi e Vito Di Tano, si è distinto nell'organizzazione di ciclopasseggiate, gare regionali di ciclocross e gare su strada, gare circuito e a cronometro. Nel 2003 l'onere e l'onore di organizzare una gara premondiale di ciclocross con le nazionali degli Stati Uniti, Canada e Italia ad una settimana dai mondiali disputati a Monopoli.
Nel 2011 una tappa del Giro d'Italia di ciclocross, il circuito principe della stagione crossistica italiana. Nel 2015 il riconoscimento della Federazione Ciclistica Italiana, che assegna alla Narducci l'organizzazione del massimo evento nazionale di ciclocross, i campionati italiani assoluti di ciclocross 2015. Una vetrina internazionale di assoluto prestigio, non solo per pezze di greco, ma per il territorio intero del comune di Fasano e per tutta la Puglia, che ha visto, per due giorni di gara, tutti i migliori ciclocrossisti, donne e maschi provenienti da tutta Italia e la presenza di personaggi come Nino Benvenuti, Francesco Moser e Davide Cassani. Le 2 ore e 30 di diretta Rai risulta la più seguita di tutti i tempi ancora ad oggi. Nel 2018 la prima edizione della Puglia KKL Gran Fondo di Catherine Kelly Lang, in arte Brooke Logan di Beautiful, in collaborazione con Laura De Mola, che ha voluto questo prestigioso evento nel territorio di Pezze di Greco, nelle zone tipiche tra Uliveti, Masserie e Trulli. Non solo grandi eventi, l'AS di Narducci è da sempre impegnata nella promozione dello sport tra i più piccini, dando l'opportunità alle categorie giovanili di coltivare la passione per la bicicletta, quello che è sicuramente il gioco più amato dai bambini di tutto il mondo. Pezze di Greco è dunque storia, territorio, tradizione sportiva, competenza organizzativa e passione autentica per lo sport delle due ruote. Un mix di ingredienti perfettamente riuscito che ha portato la Federazione Ciclistica Italiana ad assegnare a questa piccola frazione dal grande cuore i campionati italiani Master Strada Maschile. Il 24 e il 25 giugno saranno dunque due giorni da non perdere. Due giorni indimenticabili dove i partecipanti potranno inseguire il sogno di una maglia tricolore nel cuore della Puglia, una regione dalla bellezza infinita.